Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul canale. Torniamo oggi a parlare di sicurezza e nello specifico di sicurezza per i bambini. Infatti, proprio poco tempo fa qui sul canale avete trovato un video recensione su un baby monitor, cioè su una telecamera di sorveglianza per bebè, per bambini. Un prodotto molto interessante e che tra l'altro non mi aspettavo andasse così bene, nel senso che in tanti di voi lo avete acquistato, molti mi avete scritto su Instagram ma anche commentato sotto il video di YouTube chiedendomi informazioni. Allora oggi parliamo di un nuovo prodotto, sempre marchiato Boyfun come il precedente, che ringrazio per avermelo inviato. È un modello leggermente più economico ma allo stesso tempo con delle caratteristiche molto molto promettenti. Ma vedremo il tutto ragazzi subito dopo la sigla. Eccoci qua allora, questo è il nostro prodotto, procediamo subito con l'unboxing, ma prima vi dico che troverete il link per approfondire, per acquistarlo qui sotto in descrizione, ma lo troverete anche sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto. Ormai sapete benissimo che ci sono offerte, codici sconto, errori di prezzo, minimi storici, ma anche segnalazioni di prodotti ricondizionati dal warehouse di Amazon. Ragazzi, approfittatene, link qui sotto in descrizione. Perfetto, non mi dilungo oltre e andiamo a vedere questo prodotto. Dunque, la confezione si presenta in questa maniera, andiamo ad aprire subito e troviamo un inserto praticamente in plastica che contiene il nostro baby monitor. Vado a mettere la parte della scatola, eccolo qui. Allora, nella parte inferiore troviamo subito i due caricatori, i due alimentatori. Ma vi dico subito ragazzi, da un lato ne troviamo uno per andare a ricaricare il monitor vero e proprio, dall'altro lato invece ne troviamo un altro per alimentare la telecamera, perché la telecamera in sé non ha batteria, dunque dovrà essere sempre connessa alla corrente. Allora, mettiamoli un momento da parte e andiamoli a vedere più da vicino. Dunque, troviamo il monitor vero e proprio con questa forma a goccia molto molto carina e qui troviamo la telecamera vera e propria. Allora, vediamole un po' più da vicino prima di andarle a collegare all'alimentazione e vi dico qualcosa prima di tutto sul monitor vero e proprio. Anzitutto lui ha una batteria da 750 mAh e promette per un utilizzo standard normale circa 18 ore di funzionamento. Sulla parte anteriore oltre al display troviamo i tasti funzione, troviamo lo speaker perché come vedremo potremo anche parlare e ascoltare la voce del bambino. Troviamo anche un buco qui sopra che serve proprio per andare ad appenderlo, dunque averlo anche sempre con noi, mettere in tasca eccetera. Nella parte posteriore troviamo anche questo supporto che ci permetterà di andare a mettere proprio sul tavolo il nostro baby monitor. Abbiamo anche uno sportellino che si estrae con molta semplicità perché ragazzi potremo andare anche a cambiare la batteria che si trova facilmente su internet, su eBay, dunque nessun problema da questo punto di vista. Mentre la telecamera qui, vedete, anche lei ha la forma a goccia, anche lei può essere appesa a questo supporto che nella parte inferiore ha anche due buchi per poterla appendere comodamente al muro, mentre qui abbiamo anche il sensore della temperatura. Nella parte laterale sia della telecamera sia del monitor in sé abbiamo la presa per poter andare a collegare i due alimentatori. Questa probabilmente è una nota dolente, semplicemente per il fatto che tutti e due gli alimentatori hanno una presa proprietaria, dunque non potremo utilizzare un alimentatore di uno smartphone per intenderci. Torniamo un attimo alla camera, vi faccio vedere che nella parte in basso c'è un LED di funzionamento e qui c'è il sensore di luminosità oltre all'obiettivo che ci permette di far funzionare anche in visione notturna proprio la camera. Torno subito ragazzi, vado ad alimentare la camera e vi faccio vedere il suo funzionamento. E allora, camera collegata, vi faccio subito vedere che qui in basso si è acceso il LED blu di funzionamento. Qui abbiamo anche il microfono per captare la voce del bambino. Nella parte posteriore abbiamo un tasto di accensione e spegnimento, dunque potremo andare anche a spegnere completamente la nostra camera, mentre qui da quest'altra parte abbiamo il tastino per poter andare ad accendere
avere il nostro monitor, che chiaramente funzionerà anche senza l'alimentatore perché lui ha la batteria al suo interno. E allora ragazzi, dispositivi accesi, sono andato a posizionare la camera in maniera tale che mi possa inquadrare. Vi dico già che ho abbassato il volume, altrimenti sentirei nello speaker la mia voce, ma prova che voglio fare subito. Eccoci qui, non so se si riesce a cogliere. Insomma, avete sentito un po' la mia voce, non voglio dilungarmi su questo proprio per non andare a creare ulteriori interferenze. Comunque vi faccio vedere nello schermo qui in basso data e ora. In alto a destra vediamo l'indicatore della batteria e qui vediamo anche il segnale del Wi-Fi. Lui riesce a coprire fino a 260 metri quadrati, dunque ha un ampio raggio che chiaramente si va a ridurre qualora ci fossero ostacoli. E abbiamo anche la temperatura indicata che la camera riesce appunto a segnalare attraverso il suo sensore. Abbiamo qui i tastini che ci servono per scorrere, ma sono anche i tasti del volume, e abbiamo il tasto per attivare e disattivare il microfono che va premuto. Ragazzi, se io volessi parlare, far sentire al bambino la mia voce nella camera, devo semplicemente tenere premuto questo pulsante e si sentirà la voce all'interno della camera. Non so se avete sentito l'eco in sottofondo. Mentre questo tastino mi servirà per andare ad attivare delle musichette rilassanti. Vado a premere, vi faccio sentire. Vedete? Posso andare a chiudere, posso andare ad aprire, chiaramente musichette che poi posso andare a selezionare. Tasto di accensione e spegnimento che funziona anche come tasto per poter annullare l'azione. Mentre questo è il tasto del menu. Tasto del menu che mi va ad attivare queste funzionalità. La prima semplicemente mi andrà ad accoppiare la telecamera con il monitor. Posso scorrere chiaramente con questi tasti. Posso andare a selezionare anche un allarme. Allarme, ragazzi, che andrà a suonare, non so, quando ci sarà l'ora della poppata, per esempio, dunque l'ora del pasto per il bambino. Ecco, potrete essere avvisati da questo. Per poter entrare dovrete semplicemente cliccare il tasto centrale e qui potrete scorrere e andare a mettere i vostri allarmi. Per tornare indietro ci basterà fare questo. Menu impostazioni che vi faccio vedere molto velocemente. Potrete andare a scegliere la lingua, ce ne sono davvero tante. Potrete andare ad impostare l'ora e la data, vi basterà entrare, scegliere se l'orario oppure il formato 24 ore 12 ore in base a dove vi trovate. Sempre con il tasto centrale potrete andare a dare l'ok e con questi tasti potrete andare a cambiare l'ora, mentre qualora voleste passare dall'ora ai minuti oppure alla data vera e propria, con il tasto del microfono potrete fare lo switch. Torno indietro, abbiamo l'unità di temperatura che chiaramente potrete impostare tra gradi centigradi oppure Fahrenheit. Abbiamo l'antisfarfallio e qui vi consiglio di andare ad impostare 50 Hz qualora steste in Europa, in Italia ovviamente. Spia alimentazione significa semplicemente che ci dirà quel LED che vi ho mostrato prima se la camera è accesa oppure è spenta. Abbiamo anche una modalità di sistema, la vado ad attivare, vedete modalità normale oppure modalità Vox. Che cosa significa? Che la modalità normale funziona semplicemente come monitor, potrete parlare, ascoltare la voce eccetera, qualora chiaramente attivaste il microfono, alzaste il volume, mentre la modalità Vox funziona in automatico, cioè come la camera va a rilevare la voce del bambino, automaticamente vi farà accendere il display e voi la sentirete. Abbiamo una modalità di sensibilità della voce, possiamo mettere basso, medio, alto. Abbiamo la modalità tastierino, faccio riferimento chiaramente al beep dei tasti che potrete accendere e potrete spegnere. Andiamo al numero 9 e troviamo l'accensione e lo spegnimento, cioè potrete andare a impostare un auto spegnimento del monitor, del dispositivo, così da non tenerlo sempre acceso. Torniamo indietro, retroilluminazione, anche qui potrete andare ad impostare la luminosità del monitor e soprattutto la durata, cioè dopo quanti secondi deve andarsi ad attenuare appunto la luminosità. Adesso ragazzi andremo ad effettuare il test vero e proprio, vi farò vedere il display più da vicino, metterò anche alla prova la modalità notturna spegnendo la luce e mi sposterò anche all'interno dell'abitazione, chiaramente non è molto grande, ma per testare se effettivamente il segnale rimane oppure ci sono delle interferenze.
Ragazzi, allora sono con il mio smartphone, vi sto inquadrando adesso il dispositivo, vedete il monitor va ad inquadrare perfettamente la pianta, eccola qui, qui è la fotocamera, e adesso facciamo subito il test con luce di minore intensità, insomma la vado completamente a spegnere. Ecco, spegni studio. Perfetto, avete visto, luce spenta, è passato alla modalità notturna, dunque l'immagine è diventata in bianco e nero. E adesso ragazzi, ultimo test, mi sposto a circa 50 metri e andremo a scoprire se riusciamo ancora a vedere l'immagine della piantina inquadrata. Allora, vedete, mi sono spostato in soggiorno circa 50 metri e la camera continua a funzionare perfettamente. Adesso facciamo questo test inverso. Ecco. Accendi studio ed ecco, avete visto che l'immagine è tornata a colori, dunque tutto quanto perfettamente funzionante e soprattutto i passaggi dal buio alla luce e viceversa, davvero in maniera immediata. Allora amici, avete visto un prodotto davvero interessante, ottima qualità anche visiva, anche di ripresa della videocamera, prezzo abbordabile, non eccessivo, soprattutto per quello che offre e se paragonato ai diretti competitors. Materiali anch'essi molto molto resistenti, ben fatti, ottimi, davvero un prodotto suggeritissimo. Certamente unica pecca, quella che vi ho già anticipato, insomma quella degli alimentatori che sono proprietari, dunque non potrete utilizzare un normale power bank. Non potrete utilizzare un cavo di ricarica per smartphone. Certamente esistono dei cavi da USB ad attacco a CDC, per intenderci, che possono funzionare anche con powerbank, però il tutto diventa un po' macchinoso. Ripeto, questa probabilmente l'unica pecca di questo prodotto. Noi allora non ci resta che salutarci, vi ricordo che trovate il link qui sotto in descrizione sul mio canale Telegram delle offerte. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale YouTube.